Ciao ragazzi, buon pomeriggio ed eccoci qui con il live di The Last of Us Remastered, nuova versione per PlayStation 4 del celebre classico, possiamo chiamarlo già classico. Sì, anche perché Game of the Year dell'anno scorso, probabilmente il migliore, non dell'anno scorso, di 2 anni fa. L'anno scorso? Sì, l'anno scorso in realtà, hai ragione, scusami. L'orologio di pregianza? L'orologio di pregianza è saltato da molto tempo, ma ormai mi conoscete se mi seguite in live da un po'. Uno dei migliori giochi mai fatti a livello narrativo, probabilmente il punto più alto toccato da PlayStation 3. Ed è anche il primo 10 mai assegnato nella storia Spazio di Spazio Games. Sì, assolutamente, e a mio parere rimane meritatissimo. C'è chi dice che il gioco è sopravvalutato, non la penso così, e questa edizione remastered non è altro che... Ci chiedono se il pad è scarico, visto che l'hai attaccato. No, l'ho attaccato per sicurezza, perché di norma la carica della PS4 non è proprio eccezionale, quindi preferisco avere il cavo. Ok, comunque non è scarico, perché l'ho attaccato tutto il pomeriggio. Sì, dicevo... Il gioco è sempre eccezionale, ma prima di partire con live, giustamente, visto che ce l'avevano chiesto nei commenti, salutiamo il povero ragazzo che è stato lasciato dalla ragazza dai 5 anni. Come siamo si con te, c'era scritto... Vai giù, ma lo salutiamo. Trovalo, poi. Perché dobbiamo giustamente trovare il nick. Sì, un ragazzo ci ha detto che è stato lasciato e noi gli siamo molto vicini. E gli siamo vicini, speriamo dopo di consolarti con un bel gioco come esatto, questo. Esatto, dopo 5 anni di fidanzamento è stato mollato e noi gli diciamo giustamente vai così, stai meglio così, te l'assicuriamo. Fidati che di solito si sta meglio così. Ok, no, lo sto cercando ma non riesco proprio a trovarlo, aspetta un attimo. Vabbè, eccolo qua, boh. Flebobil, perfetto. Flebobil, siamo con te in questo momento difficile. Ora però pensa che puoi andare a ubriacarti. Ammazzati di videogiochi e non solo di quelli. Esatto. Per il resto, oggi ritorniamo al live e alla serietà. Scusa, chi ci contraddistingue? Mandiamo un attimo, se riesco, il videogioco a tutto schermo. Videogioco a tutto schermo. Questo è The Last of Us Remastered Edition. La differenza dal The Last of Us principale, in realtà a livello di contenuti, sono solo due cose. Uno, ha tutti i DLC, infatti qua vedete anche l'opzione Left Behind. Okay. Due, ha un photo mod molto carino. Tre, ha tutte le mappe fazioni multigiocatore. Gira a 1080p 60. Sì, ma però qualche singhiozzo, esatto. Ora lo vedremo. Sì, la cosa lo diciamo certo. Subito ragazzi, per ragioni tecniche lo streaming va a 30 fps, quindi anche se non lo mettiamo a 60 probabilmente non vi accorgerete di una grande differenza, però vi assicuriamo che nel momento in cui lo guardate c'è una differenza abissale. Ripartiamo da capo col live. Tenete conto che se non avete mai giocato The Last of Us, questa è la prima volta che lo vedete, l'inizio di The Last of Us è un grosso spoiler per certi versi ed è anche uno dei momenti più alti a mio parere del mondo dei videogiochi in assoluto. C'è un caricamento abbastanza lunghetto che poi vi introduce al gioco. È a mio parere uno dei prologhi meglio fatti in assoluto in qualunque media, non solo nel videogioco, è una roba eccezionale. È anche un colpo brutale al cuore, che infatti taglierò al filmato finale. Caricamenti comunque direi ridotti di un buon 50% sì, rispetto sì, alla sì, versione. Sì, tranne quello iniziale che è sempre lunghissimo. Il primo proprio quello per entrare nel gioco. Ok. Ok, ci siamo. Sì, Tommy. Tom, non sono 60 fissi, ragazzi. Non sono 60 fissi, no. Ci sono dei cali. C'è un'opzione a 30, per metterlo a 30, che era quella originale, e lì rimangono stabilissimi a 30 fps. Il punto è che a 60 fps la differenza si nota. Non la notate voi perché lo state vedendo in 29.9 adesso, ma vi assicuriamo che la differenza si nota. E anche con qualche calo, l'opzione 60 fps è quasi sicuramente la migliore. Sto guardando lo streaming dietro per vedere se si nota la differenza. No, purtroppo nello streaming non si vede. Non si vede nello streaming, ragazzi. Ma giocato, vi assicuriamo che la differenza si nota. A livello di dettaglio, come potete notare, è stato migliorato tanto, soprattutto a livello di texture. Le texture sono state datate, upgradate, sono molto più dettagliate. I modelli 3D no, sono gli stessi, ma il lato positivo è che già il gioco aveva dei modelli 3D straordinari per PS3. Il motivo per cui è così bello su PS4 non è tanto dovuto all'upgrade grafico che c'è ed è sensibile, ma al fatto che The Last of Us già su PS3 era qualcosa di incredibile. Cioè nessuno si aspettava che The Last of Us su PS3 fosse una roba del genere. Comunque questo è il filmato iniziale dove c'è... Chiedono di mettere i sottotitoli, ragazzi. Sì, adesso li mettiamo. Saltiamo anche il filmato iniziale dove la prima parte della storia la si gioca nei panni della figlia di Joel. Vorrei sottolineare che la parte forte di questo gioco è il doppiaggio. Sì, sì, quindi... sì, sì, sì.
Un problema che è, per, che è rimasto, che mi ha dato molto fastidio, è il fattore proprio del sonoro localizzato, che è direzionale, alle volte ha dei livelli sballatissimi, non ti permette di sentire i dialoghi con i personaggi importanti, se in sottofondo sta succedendo qualcosa di molto casinista. Più che altro è mixato... I sottotitoli sono, sono fatti, cioè ti salvano in questo. Io ti dico, è mixato male nella versione stereo, se hai l'impianto 5.1 invece è perfetto, però anche lì purtroppo non tutti hanno l'impianto 5.1. Esatto, giusto per farvi capire fino a che punto a livello grafico è migliorato, potete dare un'occhiata. Ok, dal live non si capisce molto perché è in 720, ma vi assicuriamo che a livello di texture è migliorato moltissimo. Adesso c'è appunto la figlia di Joel, sta dando un'occhiata in giro. Peccato che non riusciamo a farvelo vedere a 60, sarebbe stato molto bello. Di una fluidità si sta upgradando YouTube per i 60 fps, da quello che so, ma... La prima parte è molto lenta, ragazzi. Noi in realtà possiamo trasmettere a 60, ma vi ucciderebbe perché dovremmo trasmettere al doppio della qualità a cui stiamo trasmettendo ora e molti non riuscirebbero a vedere lo streaming. E non è detto che noi riusciremo a farlo andare, visto che già il nostro satellite tende ad essere un po' instabile. Comunque qua la genialità di questo prologo è che inizia il gioco e ti mostra l'inizio di della zombie apocalisse. C'è l'inizio di un'invasione zombie, praticamente, e lo fa con una maestria senza precedenti, contando anche il fatto che il gioco è anche geniale dal punto di vista dell'ambientazione, perché come ben sapete l'ambientazione non è la solita ambientazione zombie mezza mistica dove nessuno sa perché gli zombie hanno iniziato ad andare sulla Terra, ma qui la motivazione c'è, è naturale, ed è il Cordyceps, che è un parassita reale, e è spaventoso quello che si viene a creare con questa cosa. Qua vedi appunto Joel che dice Ezio the best, ma a 60 non si perde l'effetto cinematografico. Sarebbe vero se questo fosse un film, ma essendo un videogioco non si perde in realtà nessun assolutamente effetto, non si perde assolutamente nessun effetto. Anzi, fa ancora più effetto in realtà il gioco. Continuano tutti a chiederci di vedere i 60 fps, ragazzi, purtroppo è impossibile in stream, ragazzi, perché al siamo momento limitati. Non possiamo. Allora, se volete, alla fine dello streaming, quando abbiamo concluso, giusto come bonus, 5 minuti fermiamo lo streaming, lo facciamo ripartire a 60, però non vi garantisco nulla. Al momento ce lo teniamo, sì, così, perché esatto, non vorrei rischiare. Assolutamente, anche perché comunque a 60 fps, ripeto, è un po' impossibile. Qua c'è la prima uccisione di Joel, che appunto ci sono gli infetti. Joel era già un uomo piuttosto burbero prima, ma comunque sopravvivenza innanzitutto. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarci da qui, mi hai capito? Dai, dai. Allora, la polemica riguardo alle ombre, che si diceva che erano peggiorate. Allora, io ho fatto lo switch, lo puoi fare immediatamente. Dopo vi farò vedere, lo faremo in diretta. Lo switch lo puoi fare immediatamente e tra 60 e 30 fps, e nella stragrande maggioranza del gioco io non ho notato alcuna differenza delle orme. Delle ombre. Però sono più di uno quelli che sui forum hanno provato il gioco, in particolare anche su NeoGAF, e sembra che effettivamente in certe zone con ombre un po' dappertutto ci sia un calo di definizione delle ombre per facilitare appunto i 60 fps. Ma è una roba tipo pippa mentale o è vero? No, sembra che sia vero, ma che sia molto limitato solo da alcune zone. Ok. Nella maggior parte del gioco questa cosa neanche si nota, e sinceramente anche in quelle zone in cui si nota, se ti devo dire la verità, non è una cosa particolarmente preoccupante, perché cioè è meglio 60 fps a mio parere come colpo d'occhio di quanto non sia la bellezza delle ombre, vista anche la limitatezza della cosa. È vero, ci sono dei cali di frame rate a 60 fps, ma sono sporadici e in generale non rovinano più tanto l'esperienza. Quindi notare anche un'altra cosa che si vede adesso: il field of view è molto aumentato. Il pop-in degli oggetti, in particolare della vegetazione in queste zone ampie, che si vede fortunatamente all'inizio, perché adesso la figlia di Joel è in macchina mentre loro stanno scappando e iniziano a vedere il disastro provocato dall'infezione, il pop-in è molto meno netto, si nota ancora in certi punti, ma è più smussato innanzitutto perché non è diretto quell'oggetto che appare all'improvviso, ma appare parzialmente prima, e in più è più largo il field of view. Prima proprio era una botta terrificante. Ok, si nota ancora tanto il pop-in, su quello non ho nessun dubbio, però è minore. Quindi il miglioramento c'è stato in vari
aspetti del gioco. Mi prende sempre molto l'inizio di Last of Us. L'inizio di Last of Us è, ripeto, uno dei punti più alti mai toccati nei videogiochi. Cosa ne pensate, del prezzo? Chiede Ezio The Best. 50 euro secondo me è un po' altino. Se l'avessero venduto 30 euro sarebbero stati brillanti. Secondo me 39 sarebbe stato il prezzo più giusto. Però 50 anche a me sembra alto. 50 mi sembra troppo alto per un gioco che comunque non è vecchissimo, ma è alla fine un remaster. Qua intanto appunto sta già vedendo l'invasione di fianco a un ospedale, quindi e niente, si deve fuggire qua. Tu non fai niente, la cosa geniale di questo inizio è che tu non puoi fare nulla, sei una ragazzina che assiste semplicemente a tutto questo. Forza, andiamo. Da cosa scappano? Andiamoci. Ci provo. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passarmi sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Ma se vedi tutti correre in quella direzione, non è una buona idea. Di solito andare nella direzione opposta. Ma va bene. Però in caso di invasione zombie non tutti hanno un piano chiaro sul da farsi e non credo che Joel sia... Confermate la presenza di tutti i DLC? Sì. Che poi sono praticamente un DLC che aggiunge una parte alla storia e il resto è tutto DLC legato al multiplayer, che io francamente non ho mai trovato particolarmente brillante il multiplayer di The Last of Us. Non è neanche malvagio, no. Però, perché è qualcosa di un po' diverso e di comunque adeguato, nel senso già il fatto che in un gioco comunque chiaramente incentrato sul single player ci fosse un multiplayer piuttosto tattico e diverso dalla massa non è stato altro che un ulteriore punto a favore per questo gioco. Certo, non giochi della sua per il motivo. Dice Carlo André 97, secondo me però è giusto il prezzo, visto che molti utenti Microsoft sono passati a PlayStation 4, è giusto per Sony che deve fare più soldi. Esatto. Non so se è giusto per gli utenti, no, è, infatti. C'è chi non l'ha mai giocato, chi è passato a PS4 e non ha mai avuto la fortuna di giocarlo, per lui è un must have, deve giocarlo assolutamente. Per chiunque altro, cioè... buona parte dell'utenza PS4 a mio parere ha già giocato The Last of Us. Se l'hai già giocato su PS3 nonostante i miglioramenti grafici non so quanto valga la pena riacquistarlo. Adesso c'è questo passaggio di consegne, praticamente passi così in maniera assolutamente estemporanea dal controllo della ragazzina al controllo del padre. Esatto. Appunto, Michael Bay. Esatto, no, l'inizio è qualcosa di eccezionale perché vedi veramente il disastro causato dall'invasione zombie. È una cosa che si vede pochissime volte, ci sono tantissimi dettagli anche solo in queste cadute. Guarda l'uomo che brucia, quelli per terra che soffrono, oltre a quelli che scappano. È un casino apocalittico, appunto. E tu segui tuo fratello e cerchi di fuggire da questo disastro terrificante. E le cose chiaramente non finiscono bene. Poi però saltiamo il filmato perché evitiamo di spoilerare uno dei momenti più indimenticabili del gioco. Vabbè, però si capisce che cosa succede. No, sì, si capisce, poi la maggior parte di quelli che l'hanno già giocato lo sanno. Però sul momento, la prima volta che lo abbiamo giocato, è stato a dir poco inatteso, insomma, che il gioco, nessuno sapeva che il gioco sarebbe partito così, insomma, tra i redattori. E quando è successo, insomma, già lì capivi di aver davanti un gioco non da ridere, cioè di aver davanti un titolo comunque calcolato magnificamente in tante cose a livello narrativo. Vai all'autostrada! Vai, tu hai salvo! Io li seguo! Ci vediamo lì! Sbrigati! Adesso appunto disastro più totale. Siamo quasi. Ed è incredibile perché tutta questa scena non è altro che movimento. Eppure riesce a metterti una tensione addosso. Chiedono se c'è qualche funzionalità del touchpad. No, a parte toccarlo per attivare il menu. Ma... E per leggere le lettere quando le raccogli. Però c'è una funzionalità nello speaker perché... Sì, ogni tanto qualche rumore, tipo l'accensione della torcia, eccetera, li si sente dal pad. Qui lui trova un soldato. E cosa facciamo? Saltiamo? Saltiamo il filmato. Saltiamo il filmato, va bene. E ricominciamo dopo con gli Stati Uniti d'America già disastrati, le città sotto coprifuoco governate dai militari, perché sono praticamente l'unica forza che è bene o male sopravvissuta all'invasione, e Joel che ha una nuova vita in compagnia di
questa donna all'interno di questa città coperta dal coprifuoco, e non è una vita facile, nel senso, perché oltre al semplice sopravvivere se la cavicchia facendo vari lavori sotto banco non proprio legali, insomma, con appunto Tess, che è la sua capelli ingrigiti, nuova ragazza, chiaramente invecchiato perché sono passati molti anni. E possiamo spoilerarvi che nel futuro non c'è più Abercrombie & Fitch e che le lavatrici sono diventate estremamente rare, sì, anche questo. E non c'è neanche più molta musica né altri svaghi, insomma, il futuro dell'umanità è semplicemente una sopravvivenza quasi forzata. Niente ciambelle, Homer Simpson si sarebbe suicidato. È un'ambientazione a dir poco cruda. Si chiama Tess la tipa comunque, sì, sì. Ti ricorda. Infatti l'ho chiamata Tess dopo, non mi hanno sentito. Ma comunque, dicevo, notare anche semplicemente il dettaglio della città, la plastica e tutte queste cose, il motore grafico è fondamentalmente lo stesso, anche se è stato ovviamente ritoccato per PlayStation 4. È impressionante pensare che questo gioco girasse su PS3. Allora, qui siamo a City 17, ovviamente. Sì, di Half-Life 2. Questo significa che... Ho paragonato... Okay. Diciamo che un po' la ricorda. Un po' la somiglianza c'è, tantinello. Facciamo il punto. Questo gioco qui, graficamente, quando c'è su PlayStation 3, era qualcosa di... Ci chiedono di abbassare l'audio del gioco, che copre le nostre voci. A volte, effettivamente, è un po' alto. Mi accingo a cambiarlo, un attimo di pazienza. No, mi accingo. No, faccio io. Tranquillo. Eccolo qua, abbassato un pochettino. Sì. Ripeto, una delle cose che mi ha un po' infastidito all'interno del gioco è stato il fatto che il sonoro localizzato ha dei livelli sballati. Ok, più di un livello sballato. La cosa si nota quando in sottofondo succede una roba del genere, cioè c'è molto casino e tu devi parlare con un personaggio importante tipo appunto Tess. E non senti quello che ti dice, e se non metti i sottotitoli sono comunque cavoli. Questo è un gioco da giocare a volume altissimo. Io l'ho giocato a volume altissimo e mi sono trovato difficoltà. Un cartello nel cortile di casa chiedendomi di abbassare il volume il giorno dopo. No, comunque è effettivamente un gioco da sentire con le cuffie e il volume a bomba, perché alla massima difficoltà non hai la comoda modalità super udito che ti permette di guardare un po' in giro che cosa sta succedendo, e devi sentirli che arrivano, e si sentono perché i clicker, il sonoro è ben infilato all'interno dell'ambientazione, quindi tu il sonoro è ambientale, è fatto molto bene, quindi quando arriva qualcosa, qualche pericolo, lo senti arrivare. Però è chiaro che è molto più facile semplicemente attivare la modalità udito e vederlo attraverso, vederli attraverso il fotomod. Riusciamo a farlo vedere dopo? Sì, lo possiamo. Ah, lo vediamo subito. No, aspetta, mi sa che non ci arrivo perché l'avevo trovato, ma... Ah, esatto, qua c'è tra l'altro l'opzione per bloccare. Dopo la vediamo, dopo li attiviamo, vediamo un po' cosa cambia. Magari lo facciamo alla fine. Non so se ci arrivo, lo vediamo poi. Ho sbagliato a cliccare, Marlene. Scusatemi. Chiedeva di lui in giro, lo cercava. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Questa è praticamente la fase di tutorial alla fine della fiera, non è che... La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Ripeto, la fase iniziale è molto narrata, molto lenta, ma ripeto, bella la battuta di Skillo, scusami, devo leggere, chiede se il gioco è un punto e clicker. Che battuta, Skillo, comunque all'altezza di Valentini, direi. E prima delle luci. Comunque appunto loro adesso devono trovare le loro armi, perché c'era stato un passaggio di armi di mano in mano, adesso devono trovare un tizio che dovrebbe averle, e non le cose non vanno come al solito, ragazzi, come dovrebbero andare, e si ritrovano invischiati in varie faccende. Ecco, questa è una zona in cui, nonostante si noti il miglioramento delle texture e tutto quanto, come ho già detto, si nota ancora di più che comunque questo è un gioco PlayStation 3, e in certe zone si nota. Ad esempio qui, dove questo mobile è chiaramente composto da pochissimi poligoni. E il televisore soprattutto non è il televisore, esatto, soprattutto. Si nota che, sì, che è old gen. Però c'è da dire che ci sono vari punti in cui la modellazione poligonale della mappa è quella di un gioco, di una generazione che precedente, ok? E nonostante la beltà del tutto, insomma,
si poteva forse ritoccare con un po' più forzatamente. Certo è che il lavoro fatto rimane eccellente da tutti i punti di vista per un port. I nostri zaini sono rimasti qui. Finalmente ci si arma. Un po' di ombre flickeranti sulla schiena, vedo. Sì, qualche difettino grafico è rimasto, però ripeto, anche guarda, questo è 60 fps, pure le ombre sono fatte molto bene. Sì. Perché siamo andati a nero per una frazione di secondo? Non lo so, una cosa mi ha preoccupato alquanto. E non era il gioco, mi sa che era il nostro stream. Spero che non sia successo niente. Vabbè, per chi chiedeva delle ombre, adesso solleviamo Tess, la mettiamo lì sopra. Ricordiamo che nella Stovaz ci sono molte fasi in cui devi spedire su o lei o Ellie per superare determinati posti e sbloccare determinate porte. Dai! Sono comunque stupito dal lavoro fatto dai Naughty Dog, perché ricordiamo che l'architettura Cell era molto diversa da quella di un PC. E sono comunque riusciti in tempo veramente breve e con sforzo solo parziale, perché il loro studio non è chiaramente impegnato solo in questo progetto, visto che stanno lavorando a Uncharted 4 e si dice a un altro gioco non ancora svelato, sono riusciti a fare un port di tutto rispetto. Era da un po' che non venivo qui. Ecco, le ambientazioni sono a mio parere meravigliose, perché è proprio la natura che si è ripresa la città. Cioè, tutto ormai in rovina. Ed è diventata una sorta di foresta cittadina. Ecco qua si è notato un leggero calo di frame rate. Probabilmente voi no. Da e la vegetazione si muove. La vegetazione come si muove. Come nella versione HD della versione PlayStation 4 di Assassin's Creed 4. Però si muoveva anche prima, questa è la differenza. Allora. Ehi, guarda laggiù. Ecco la scala. Provata. Sì, non ho ascoltato che mi diceva prendi la scala e niente. Il click click comunque si sente da. Si sente da qui, esatto. Quando si dice. È dal joypad che previene tutto quanto. Ecco, perfetto. Non ha risposto al mio comando. Adesso devo recuperare la scala. E la attaccherò magicamente a qua. Smettila, Joel. Che cazzo stai facendo? Sai che questo era un problema che avevo sempre anch'io? Ma prima non me l'ha fatta sta cosa, me l'aveva attaccata. Ah, ecco. Ce l'avevo dovevo sulla... aspettare premi triangolo posizione. Esatto. Rimane signore. Signore, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Ecco, l'unica cosa è che appunto in questo live vorremmo farvi vedere fondamentalmente la differenza grafica, ma la sua natura di live ci impedisce un po' di farlo in modo dettagliato, proprio perché siamo in sì, ripeto, tra magari una ventina di minuti, poco prima di chiudere, fermo momentaneamente il live, ripartiamo a 60 fps, non vi garantisco nulla, ragazzi, perché è una cosa che non abbiamo mai fatto. Non abbiamo mai testato e temo che esploda, ma ci proviamo lo stesso. Comunque qua iniziano ad arrivare gli infetti e si iniziano a vedere le meccaniche stealth del gioco, cioè il fatto che la maggior parte delle fasi del gioco ti richiedono di muoverti silenziosamente, cioè questo non è un gioco dove puoi fare Rambo, ti ammazzano se fai Rambo. Quindi devi muoverti silenziosamente, stare molto attento. Il lato positivo è che gli infetti non vedono, si muovono con una sorta di sonar e quindi le torce non li disturbano. Qui c'è uno che ti chiede di ucciderlo perché non vuole trasformarsi in un mostro e tu, poraccio, gli dai il colpo di grazia. Ed è il modo che c'è, questo per dirti, questo è il modo che il gioco ti dà per insegnarti a sparare. Cioè, ammazzare uno prima che si trasformi. Questo per dirti a che livello certo. È. Da tutti i punti di vista. Qui in cerca di oggetti. Ci sono anche delle meccaniche survival nel gioco, ma sono molto limitate. Servono normalmente più che altro a trovare oggetti utili. Ecco, questi sono i primi effetti che si trovano. E ti spiega anche la meccanica della modalità udito. Esatto.
che è comodissima, come puoi vedere, perché tu vedi la tua alleata e vedi anche gli infetti che possono essere tranquillamente strangolati. Non tutti, però. Non tutti, non perché tutti. Tipo i clicker non possono essere strangolati. A meno che non hai un'arma melee, allora in quel caso esatto, li puoi fare un attacco. Li puoi uccidere, esatto. Questi, appunto, mi hanno beccato. Corri. No, perché questi li posso attaccare, sono pensati proprio per essere eliminati. Questo è una sorta di altro tutorial. In realtà, prima ero riuscito a passare inosservato, stavolta mi hanno sgamato. Ricordiamo che il gioco è principalmente uno stealth, quindi... Esatto. Bene, non ce ne sono altri. Speriamo. Ricordiamo anche che siamo in difficoltà normal, perché se così non fosse sarebbero ben altri cavoli. C'è una difficoltà nuova, che è realistico, e se la metti... muori in un colpo, fondamentalmente, che non è proprio una passeggiata. Com'è la difficoltà realismo, ci chiedono? Muori subito. Quella lì, quella lì la differenza principale. È molto difficile, ragazzi, come potete immaginare. E ci sono anche dei documenti in giro che ti svelano un pochettino la storia di chi c'era qua e cosa gli è successo prima. In alcuni casi si tratta di narrativa ambientale vera e propria, sì. Nel senso che ci sono delle sottotrame legate a dei personaggi. Può anche davvero molto interessanti svelarti l'ubicazione di alcuni oggetti utili, sì, o sì, sì, cose sì, di sì. Questo tipo. Vedete, il gioco è molto bello graficamente, su PS4 non fa la sua porca figura, è più bello di certi giochi next gen, paradossalmente. Però è alla fine è un remaster, quindi sì, il gioco rimane un capolavoro, ma è un remaster, quindi ha un prezzo che comunque tanto bassino non è. E ripeto, io apprezzo il fatto che certi capolavori vengano offerti a una nuova utenza che magari non ha avuto modo di provarli, però dovrebbero farlo a un prezzo. Posso dire una cosa un po' eretica? Ho trovato più impressionante il passaggio da PlayStation 3 a PlayStation 4 nel remaster di Tomb Raider rispetto a questo. Forse perché già questo l'originale era estremamente bello e... Credo che sia dovuto semplicemente a quello. Già Last of Us colpiva molto. Non sto dicendo che è migliore Tomb Raider. No, Tomb Raider HD Remaster ha delle... c'è un lavoro minore. C'è un lavoro minore dietro di questo. Probabilmente colpisce di meno proprio per quel fatto lì. Il gioco era già talmente bello a livello di aspetto grafico che impatta di meno se ci hai già giocato. Poi è chiaro, la differenza c'è, come ho già detto, le texture sono molto più belle, 60 fps fanno la loro figura e tutto quanto. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. E via così. Olè, 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 olè. Ripeto, la fase iniziale è molto lenta, adesso dovrebbe un attimino attivarsi perché inizia il tutorial serio dove ci sono anche le sparatorie e tutte le brutte cose. Ci chiedono se è meglio The Last of Us o Killzone Shadowfall come grafica. Beh, Killzone Shadowfall è stato programmato per PlayStation 4, ragazzi, quindi chiaramente a livello di dettaglio poligonale è superiore a The Last of Us. Sinceramente, come comparto artistico, The Last of Us gli dà la paga, quindi se devo dare... Direi anche come gameplay, se posso... Beh, sono due anche giochi, se sono totalmente due giochi diversi, molto diversi, non c'entrano proprio una mazza. Però se volessimo fare un... proprio buttarla sul... sulle... Uno è uno sparatutto decente, certo. Uno è, uno dei migliori titoli mai fatti, quindi sinceramente il paragone non è neanche da fare. A livello tecnico... L'audio è migliorato, ci chiede no, Matteo. No, è una cosa che ho già detto, l'audio normale è sempre quello, ma è sempre direzionale. Nel caso della localizzazione ci possono essere dei problemi. Ehi, piccoletto. Cioè... E se non direzionale ogni tanto non senti il dialogo, ogni tanto lo senti. Mentre siamo qua che aspettiamo, volevo farvi vedere, vedete queste zone sono ombreggiate. Io passo dalle opzioni video ai 30 fps, lo blocco, a parte che si nota subito, ma loro vedete che le ombre, loro noteranno un tubo, ma noi lo notiamo immediatamente, che le ombre non si modificano più di tanto. A parte che sei in una zona con pochissime ombre. No, ci sono, vedi che sono comunque smussate. Beh, prova, stai lì fermo. Io sto lì fermo, se lo attivo non cambia niente in queste zone qui, dove le ombre sono statiche. Credo che cambi solo ed esclusivamente nelle zone dove le ombre non sono statiche, cioè sono... Togli? Visto? No, cambia assolutamente nulla. In queste zone qua no, però in alcune zone sì. Si vede che dove l'illuminazione è dinamica,
il gioco fatica un po' di più e quindi le ombre cambiano. Chiede Schillo, faranno un film su The Last of Us? Pare di sì. Sembra che lo stiano facendo, ma lo sta facendo Sam Raimi e già alcune sue scelte a livello stilistico. Il produttore però Sam Raimi, non regista, quanto sì, pare. Sì, però non è esattamente noto perché per fare film sobri e sinceramente non credo che sia la persona adatta. Io non, tutte le volte che annunciano un film tratto da un videogioco mi viene un po' la pellagra, quindi boh. Eh sì, anche a me. Tra l'altro sentite il sonoro che adesso è diventato altissimo. Perché appunto ci sono i livelli sballati e quel combattimento di strada copre tutto, 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 tutto e non si sente niente, se non hai sottotitoli non capisci niente di quello che dice Tess. È una cosa, anche questa rara, ma quando succede è molto fastidiosa e quindi i sottotitoli diventano praticamente una necessità. Sto cercando Robert. È stato qui. Mezz'ora fa. Dice Centurione. Non smettete di parlare di grafica e della Stuff Us non batte. Il punto è che questo remaster. Punto è che questo remaster dobbiamo parlare grafica. Solo di grafica, ragazzi. Puoi parlare solo abbiamo già detto tutto quello che si doveva dire su The Last of Us nella video recensione. Se vuoi sapere cosa ne pensiamo del gioco, basta che te la li leggi. Questo è un remaster, la gente vuole sapere fino a che punto è stato migliorato tecnicamente ed è quello di cui dobbiamo parlare. Punto. Non è che ci sia molto da dire. Sono il primo a dire che della grafica mi importa relativamente poco, ma ci sono dei casi in cui va comunque analizzata, che lo vogliate oppure no, è il nostro lavoro. Comunque l'abbiamo detto, chi non l'ha giocato e ha una PlayStation 4, non ci pensate proprio, giocate questo, trovate, è inutile andare a comprare, dico io, se avete una PlayStation 4 e una PlayStation 3 e non ce l'avete, prendetelo su PS4. Tranquillamente la versione PlayStation 4, sì, assolutamente, perché diciamo vale la differenza di prezzo. Visto che adesso The Last of Us si trova a, credo, 30 euro, 40? Di cosa? The Last of Us per PlayStation 3. Sì, credo anche meno se cercare. Che poi in realtà ci sono, come ben sapete, varie offerte legate in Italia da vari venditori legate a The Last of Us. Nico dice, The Last of Us 2 uscirà anche su One, in quanto dopo Uncharted 2 gli sviluppatori faranno come Bungie. Confermi? No. Che cosa? Non confermiamo perché non ne sappiamo assolutamente nulla se Naughty Dog diventerà uno sviluppatore multipiattaforma dopo. Ho degli enormi dubbi perché non lo so. Naughty Dog è la punta di diamante della squadra di però Sony. Però Bungie era la punta di diamante di Microsoft e adesso fa un titolo multipiattaforma. Assolutamente, non è una possibilità da escludere, ma ho come l'impressione che Sony. Credo che Sony, a differenza di Microsoft, esatto, se lo tenga molto stretto uno sviluppatore, sì, come Naughty Dog. Come Naughty Dog. Sì, 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 sì. O al limite, se vuole concedergli una multipiattaforma, non glielo concede su The Last of Us. Così come non concederebbe mai a David Cage di sviluppare su One. Quello potrebbe anche farlo, sinceramente. Non lo farà mai, però, perché è un po' il suo fiore all'occhiello quando cerca di avvicinarsi a quel tipo di pubblico che sta a metà strada, sì, tra, sì, il, sì, videogioco, tra e il videogioco e il cinema. Però, ripeto, cioè, Sony ha un passato di coccolamento degli sviluppatori, non è una è una casa che coccola molto i suoi sviluppatori ed è una casa che sta molto attenta alla qualità dei suoi giochi e alla qualità dei suoi sviluppatori. Se ci sono delle esclusive, di solito se le tiene strette, è chiaro. Come i Santa Monica difficilmente diventeranno un sviluppatore multipiattaforma. Però neanche Uncharted credo che arriverà su Xbox One, caro, no, esatto, Mordor. Penso eventualmente, se dovessero, ripeto, diventare multipiattaforma, lo vedrei più probabile su dei progetti diversi. Esatto. Qua si inizia a vedere bene o male come funzionava una parte del gioco, cioè è uno stealth game dove alle volte hai dei compagni che ti supportano e in generale la cosa migliore da fare è evitare di consumare proiettili perché sono pochi e segare tutti il più velocemente possibile, il più tatticamente possibile, stando attenti ad eventuali cavolate. Qua appunto adesso ci sono degli altri nemici qua dentro che non ci hanno notati e la mossa furba è entrare quando sono distratti. Fammi indovinare, luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. E segarli, perché tanto io seguo lui e Tess sega l'altro. Che poi la cosa assurda, appunto, l'unico reale problema di The Last of Us, a volerla vedere tutta, è l'IA amica. Però l'IA amica non è male. Cioè, è quello che avevo detto io anche nella review.
L'IA amica sfrutta il principio Alex Vance, nel senso l'hanno resa invisibile al nemico e invulnerabile per il nemico, tranne alcuni rari casi in cui vengono presi e vanno salvati, ma succede molto raramente. E è la mossa più furba da fare a livello di gameplay, perché così il gioco non diventa frustrante per errori che non è un po' quello che ha fatto, che è stato fatto in BioShock Infinite, sì, con Elizabeth, che è la mossa più furba da fare. La grossa critica che c'è stata è stata dovuta al fatto che l'invisibilità dei nemici spezzava l'immersività del gioco, che è eccezionale, e l'abbiamo detto più e più volte. Fatto sta che la scelta a livello di gameplay è sensata. L'unica roba è che avrebbero potuto gestire un pochettino meglio i pattern dell'IA amica per evitare i nemici, ma col potere computazionale di PS3 non era una cosa possibile, o comunque sarebbe stata estremamente difficile, e quindi non l'hanno fatto. Cosa succede? Succede che su PS4 io mi aspettavo dei ritocchi un attimino più sensibili a questo fattore di pathing, perché l'IA nemica dal canto suo è una delle migliori che si sia mai vista nella storia dei videogiochi, non solo delle console, perché il pathing dei nemici è di una variabilità incredibile. C'è da dire che, appunto, effettivamente un gioco con questa atmosfera che viene spezzata un pochettino dispiace, e questa correzione l'avrebbero potuta fare, ma non ti rovina di certo l'esperienza, che rimane eccezionale da tutti i punti di vista. Ecco, una cosa che a me è sempre piaciuta molto fare è sempre stata stordire gli avversari a bottigliate. Ci sono boss fight? Sì. Sì, ce n'è una, bene o male, in realtà. Le altre sono di norma battaglie più o meno complesse presenti in varie zone. C'è una boss fight? Sì, c'è una vera e propria boss fight. Però diciamo che non è proprio una boss fight. E poi, beh, c'è anche quella giù nel sottoterra quando devi riattivare il generatore. Hanno visto il corpo e adesso si stanno avvicinando. Notare che al contrario della maggior parte dei stealth game, dove tutti vanno a fare il trenino, quando vedono un corpo... Ti hanno visto però. Sì, mi hanno visto. Quando vedono un corpo, va soltanto uno e gli altri restano su e lo osservano. Ecco, come si usa il l'ambiente. Bene. Credo siano finiti. No. Carlo Andrea mi chiede, non ho il DLC, mi conviene prendere questo o mi conviene prendere il DLC? Beh, no, ti conviene prendere il DLC, che costa poco. Costa niente, poco. E ce l'hai già su PS3. Quindi... basta. Spendere 50 euro per il DLC mi sembra. Esatto, non mi sembra proprio il caso. Salvo che proprio tu non voglia giocarti a 60 fps e non ne senta il bisogno. In quel caso, se sei dubbioso e ti manca il DLC, non è una cattiva idea. E il Diablo 4 ci chiede se sappiamo se il gioco sarà multilingua. Non so se la versione che vuoi comprare tu in Messico sia una versione contenente anche la lingua italiana. Posso dire che molto spesso le versioni americane non contengono altra lingua al di fuori dell'inglese o lo spagnolo. Yeah. Te lo giochi al massimo in spagnolo? Sì, sì, sì. Com'è? The Last of Us? È l'ultimo de nosotros. È l'ultimo de nosotros. Eccoci qua. Qua c'è un'altra fase dove loro devono arrivare da sto strunz, che sarebbe quello con le loro armi. E la cosa più furba da fare quando ci sono tutti questi nemici è semplicemente andarsene passando inosservati. Io invece qua avevo fatto una carneficina, ricordo. No, no, io normalmente li schivo. Ho attirato tutti. Uno e l'ho... ho ucciso tutti. Che non è neanche una passeggiata perché sono un centinaro. Cosa vuol dire Mara 93? C'è un metodo di rallentamento come su Watch Dogs? Non c'è un bullet time. Focus mode ti permette solo di vedere dov'è il nemico, ma non fa assolutamente nient'altro a parte questo. Qua c'è stata l'interpolazione poligonale, ma vabbè. Davvero un bel colpo.
appunto l'ideale è passare inosservato, cosa che è più facile a dirsi che a farsi. Senstian dice: il gioco è multilingue, io ho la versione spagnola e c'è l'italiano. Sì, ma stiamo parlando della versione americana, attenzione, che non è quella europea. Sì. Quella europea è multilingua, assolutamente. Quella assolutamente americana sì. Non lo so. Quella americana non è detto, potrebbe essere in inglese e spagnolo, non sempre vengono gestite in multilingua. Quanto dura la campagna? Durava 12 orette buone, non è minima, non è assolutamente corta la campagna di Last of Us. Mandi giù anche questo qua e cerchi di andartene. Robert deve essere lì. Andiamo. Cerchi di distrarre questo idiota qui. Sì, stai attento. Vedi, non sono scemi, non vanno dove c'è il rumore. Se lo vedono, guardano lì e di solito mandano un loro compagno. È il gioco a normal, chiaramente è una passeggiata, ma quando lo inizi a giocare un po' più a difficoltà più alte diventa veramente difficile, specialmente quando nell'equazione entrano i clicker che ti shottano. Certo. L'unica differenza è che gli umani sono estremamente più intelligenti dei clicker, che in realtà corrono solo dove c'è il sonoro, quindi sono molto più facili da ingannare. Gli umani sono imprevedibili in questo gioco qua, perché possono arrivare da tutte le parti e quindi sono molto ma molto pericolosi. La differenza comunque si nota, poi proveremo, ripeto, non garantisco niente, ma proveremo a farvela vedere, tra 60 e 30 fps. Esatto, secondo me non ce la faremo, ma... almeno ci proviamo, non ho sbagliato strada, perfetto, fantastico. Ecco, una cosa che è stata corretta, io nel primo della stovase ero entrato di lì ed ero entrato in una stanza vuota, senza texture, che era un bug del gioco, che ogni tanto appariva, ogni tanto no, questo è stato corretto. Tess? Joy? Vabbè, possiamo saltare anche questo filmato. Sì. Anche questo di rara violenza. E niente, ci ritroviamo dalla cappa delle luci. In realtà, adesso... comincia una parte abbastanza pallosa, sì, 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 sì. Perché non succede praticamente nulla... È come l'altra, nel senso, cioè... questa è la parte in cui arrivi ad Ellie, praticamente. Sì. E considerando che stiamo già giocando da 45 minuti, paradossalmente potreste non vedere Ellie in questo live. Forse riusciamo ad arrivare proprio solo ad Ellie e la chiudiamo lì. Poi proviamo questa roba dei 60 fps fuori live e vediamo se ci funziona. Tanto qua te sei impazzita a caso. Anche perché poi anche volendo nella replica su YouTube non si vedrebbe, perché YouTube non supporta al momento i 60 fps. 60. No, lo stiamo facendo solo per voi praticamente, quindi nella replica dopo non lo faremo neanche vedere. Proveremo soltanto per farvi vedere se ecco, si questa è una bella cosa che chiede Skillo. Nessuna scontistica per chi possiede la versione PlayStation 3? No. No, e questa è una cosa che sinceramente mi è un po' dispiaciuta, perché per altri giochi era stato fatto il pass, tra virgolette, che tu pagavi 10 euro. Sì, il cosiddetto l'upgrade, insomma. Io avrei trovato molto onesto, diciamo, fare pagare una cifra anche di 20 euro. Sì, e poi lo prendevi in digitale, un po' come era successo con vari altri giochi su Next Gen. È veramente un peccato che non abbiano fatto questo. Anche perché a mio parere sarebbe stata una mossa furbissima, perché chi è che non se lo sarebbe comprato tutti. Per 20 euro di quelli tutti che avevano già giocato? Preso. Invece tutti così, l'avrebbero preso, invece così no. Come dice la nostra recensione, come dicono molte recensioni se ce l'hai già mondo, non è una spesa utile, non è un upgrade, non è un upgrade utile. Il gioco non è cross save, parliamo proprio di... No. Non è cross save assolutamente. Peraltro il pass del day one, quello che ti permetteva di comprare i giochi inserendo dentro il disco di PlayStation 3, durava soltanto alcuni mesi. Infatti io mi sono ritrovato per le mani una copia di Battlefield 4, volevo prendermelo su PlayStation 4, non ci sono riuscito perché il pass era già scaduto. Una cosa molto brutta. Quella è l'uscita. Sì. La parte sotto i ponti. Sono un fan di questa vita. Possiamo passare in silenzio. Di eventuali rotture del day one non ne sappiamo nulla, ragazzi. Non che io sappia, no, ma credo proprio di sì, perché normalmente in Italia rompono il day one sempre, che lo si voglia oppure no, è una cosa che è quasi impossibile da evitare. Ecco, alle torce magari devo stare attento, perché questi non sono clicker, sono umani e la luce la vedono.
Dice Matteo Mere 98C, se metti dei vestiti personalizzati durante i filmati si ripristinano quelli originali. È una possibilità, anche perché è una brutta cosa, però. È una brutta cosa, ma d'altronde i filmati sono stati precalcolati, pensati con chi se ne frega. Una certa cosa in mente. Vediamo se ok, è già lì. Quindi prendiamo lui. Okay. Lo mettiamo una... Molto bene. Il gioco sì, è atteso per mercoledì. Sì. Qua si nota un'altra cosa, che appunto, come dicevo, sono invisibili, quindi anche se strangolano il nemico diventano invisibili. Ed è l'unica cosa che appunto nel gioco potevano forse curare un po' meglio era questa. Per il resto il titolo è uno dei migliori survival horror barra stealth game barra qualunque cosa sia, perché è difficile inserirlo in un genere singolo. Ragazzi, evitate di spoilerare in chat. In chat, sì, perché poi rovinate la sorpresa magari ad a chi non lo ha giocato e lo vuole giocare, abbiate un po' di rispetto. Esatto, abbiate un po' di rispetto per chi non ha avuto modo di giocarlo, perché gli spoiler sono una cosa veramente fastidiosa. Qua mettiamo un'arma anche lui. Credo manchi una guardia sola. E anche il motivo per cui non sto leggendo un sacco di domande relative alla trama. Sì, infatti. Qua adesso diventa un po' più problematica la situazione, perché mi sono piazzato in una posizione un po' della minchia. Però posso distrarli. Sentito niente? Diamo un occhio. Lo vedo! Ecco, non è servito a molto. No. Come ho detto, non sono deficienti e se sbagli una mossa, occhio, ti si mangiano vivi. Altro è lì. Ecco. Bravo. Avrei preferito risparmiare proiettili, sinceramente. Ecco una cosa che ho sempre apprezzato molto di questo gioco. Era che mentre loro ammazzano lui, è la capacità di stunnare il nemico con un mattone e di finirlo brutalmente. Sto messo maluccio. Lui sta messo peggio. Se ero riuscito a farla silenziosamente questa parte, non invece ce l'ho niente fatta in live, giustamente, ma almeno adesso le guardie sono morte, possiamo continuare. Non mancherò. La texture del sangue rimane. Sì. Lui viene, quando viene brutalizzato, comunque si spalma di sangue per i combattimenti contro i nemici, la roba rimane. Anche l'acqua comunque ha un effetto sui vestiti e tutto quanto. Ripeto, il gioco per PS3 ha una grafica strabiliante. Dove andiamo, Marlene? Di qua. E adesso arriviamo alla coprotagonista, cioè a Ellie, che è uno dei più bei personaggi visti in un videogioco e a cui ci si affeziona molto rapidamente, però. L'abbiamo già detto che la violenza è giustificata e contestualizzata. No, l'ho scritto in tutte e due le review. Questo è un gioco, allora, è uno dei pochi giochi in cui la violenza è contestualizzata e giustificata, cioè tutto ciò che fai lo fai per la sopravvivenza e non è come, per dirti, negli Uncharted, dove ammazzi 300 sconosciuti che probabilmente hanno figli e famiglie e sei un bonaccione alla Indiana Jones. E la cosa dopo un po' ci ripensi e dici, ma è successo ancora che siamo andati a nero? Credo che ci sia qualche piccolo contatto. Sì, ma credo sia un problema del cavo, sì. Non del gioco. Comunque dicevo... loro non vedono niente, peraltro. Sì, e adesso appare finalmente Ellie. Non è una... eccola qua. Non è uno di quei casi in cui ammazzi 400 persone perché è un videogame, capito? Cioè, in Uncharted dovresti essere una sorta di eroe senza maghi, senza paura alla Indiana Jones, e anche in Indiana Jones lui ammazzava più di una persona, ma non quel